Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a intervistare una persona veramente di grande successo che si chiama Stefano Pettinari. Ho il piacere di averlo qui con me in questa Zoom, mi ha concesso quella che era un'intervista per conoscerlo anche un po' meglio. È una persona veramente che ha una storia da raccontare e onestamente non vedo l'ora di ascoltarla. Perciò non ti rubo altro tempo, Stefano, raccontaci un po' quella che è stata la tua esperienza. Ciao Matteo e buongiorno a tutti. Allora, beh, come ha già detto Matteo, Stefano Pettinari, io ho 55 anni e la mia storia, Matteo, io ho una storia lunga, anche se sono ancora giovane a 55 anni. Però ho iniziato a lavorare prestissimo, io ho il titolo di studio della terza media e ho cominciato a lavorare a 14 anni e mezzo. Mi sono un po' rimboccato le maniche, come si vuol dire, e sono andato subito a lavorare. E come lavavo le macchine in una concessionaria BMW e quindi lavando le macchine al gelo, al freddo, mi sono un po' anche fatto il carattere nel mondo del lavoro all'inizio. Poi ho imparato un po' a fare il meccanico, se si vuol dire, e sono andato anche a lavorare in un'altra azienda, una casa automobilistica a livello nazionale, come collaudatore per un paio d'anni. Poi la crisi e quant'altro, ho fatto una settimana di cassa integrazione, ma non mi piaceva per il mio carattere, o volevo cambiare. Grazie a mio padre, che faceva l'agente di commercio nel settore del giocattolo, io avevo 24 anni, mi fa: vuoi provare? Ho detto: perché no? Allora ho provato anche inizialmente, e ti dico anche un po' la verità, ero un po' anche, come si può dire, imbarazzato, perché non avendo titolo di studio, magari qualche vocabolo, qualcosa lo sbagliavo anche, e davanti a persone molto più adulte di te, quando ti dicono: questa è la borsa, questo è il catalogo, questo sono i clienti, vai per la tua strada. E quindi ho iniziato anche a fare la rappresentante di giocattoli, tornando a scuola, perché ho dovuto fare anche un corso proprio adeguato. E ti devo dire che avevo iniziato anche bene, l'attività mi piaceva e ho fatto anche una bellissima carriera, perché negli ultimi anni sono riuscito anche a entrare nelle migliori aziende del giocattolo a livello italiano e anche europeo, dove ho costruito anche una società con una persona che collaboravo con lui da 30 anni praticamente. E non faccio nomi a livello pubblicitario, però diciamo che sono aziende importanti. E quindi ho imparato anche quel lavoro lì, dalla terza media. Poi, 4 anni fa, insomma, già cambiavano le cose già un po' di tempo fa, non eri più padrone della tua vita. Libero professionista, sì, ma delle due parole conoscevo solo professionista e non libero. Quindi oberato dalle tasse, da scelte aziendali che determinano proprio il futuro del mondo del lavoro. Oggi vai bene, ok, perfetto, poi domani non vai più bene, ti lasciano a casa, magari con famiglia e quant'altro. E quindi 4 anni fa ero in cerca anche di perdita di peso, perché da ex calciatore, che ho giocato a calcio per 40 anni, ho smesso di giocare, ho cominciato a prendere peso, mangiando poi male in giro per la Lombardia a mezzogiorno. Mangiavo, penso, un panino, un toast, poi alla sera mi allenavo, arrivavo a casa la sera tardissimo, mangiavo l'ira di Dio, infatti prendevo peso stanco e quant'altro. Però facevo anche delle diete fai da te, sì, perdevo qualcosa, perdevo sì, ma sembravo un ammalato, per dire, perché magari la faccia troppo stanca e quant'altro. Quindi ero ben aperto a sistemarmi sul lato fisico. E proprio nell'ambiente del giocattolo di cui lavoro, grazie a un carissimo amico cliente, conosco la realtà di Herbalife, perché entro nel suo ufficio, vedo dei prodotti e ho detto: cosa sono quelli? Già sapevo. Fammi capire cosa sono. Allora, mi ha messo su una valutazione pedinziometrica, mi si è scurato tutto. Cioè, ha detto: caspita, a 40, 50 anni, conciato in questo modo, no. Allora, ok, ho iniziato per la perdita di peso e ho perso ben 12 chili in poco tempo, tre taglie,
Ho abbassato anche i livelli di colesterolo perché, Matteo, tu devi capire che io sono anche donatore di sangue. E andando a donare sangue c'era sempre quell'asterisco lì che non mi piaceva sul colesterolo, su altre due cose. Ho sistemato tutto e cioè, ma sentivo proprio già un'energia che io faccio una media di 60.000 km all'anno, quindi tornavo a casa alla sera sempre stanchissimo e quindi, però guarda, credimi, ho iniziato con la colazione, mi è cambiata la vita, solo la colazione al mattino e poi dopo seguendo un programma ho perso, come ti dicevo, 12 kg e 3 taglie e colesterolo. Che cosa è successo? Mi hanno fatto conoscere anche la potenzialità del network marketing, no? Perché io da commerciale a livello tradizionale non sapevo, anzi, dirò di più, io pensavo che fossero tutte catene di Sant'Antonio, piramidi, schema Ponzi e quant'altro, dove allora però grazie a una serata informativa, caspita, mi è piaciuto tutto. Poi come ben sai, 2 giorni di informazione dove mi è piaciuto l'ambiente, le persone. Mi sembrava, ho detto, bah, mi devo svegliare perché in un ambito di un'azienda, di un lavoro del genere, che poi io non lo chiamo lavoro, bella gente, ti aiutano anche se non fanno parte della. Ho detto, ok, ci sta che provo. E quindi provando, cioè. All'inizio sbagliavo, Matteo, ti devo dire questo, perché da venditore, vendevo il prodotto, no? Da venditore, però ho detto, ma c'è qualcosa da confrontare con le persone che ho detto, cosa devo fare allora, dentro di me? A un certo punto, cosa è successo? Hanno parlato i miei risultati, stavo zitto, parlavo proprio di altro, giocattoli, e i miei risultati cominciavano a parlare. La gente mi chiedeva, chiedendomi, ho detto, ah, caspita, perché mi sentivo a parlare anche nel modo diverso di come ero prima, conoscendomi da 30 anni in questo lavoro, cioè, ma cosa stai facendo? Proprio così, in che senso? Allora, sto parlando troppo, Matteo. No, 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 anzi, sono curiosissimo di ascoltarti, anzi, vai pure avanti. Ok, e quindi succede che ho detto, ecco, questo è il sistema. I prodotti per me hanno fatto la differenza sul mio fisico e che trasmettevo un qualcosa, occhi lucidi, ma di emozioni, ma anche nel parlare del giocattolo che mai, mai parlavo in quel modo. Tu devi capire che nel mondo del giocattolo la pubblicità la faceva da padrone, tu praticamente non eri non facevi consulenza al cliente, guarda questo prodotto è in televisione, prendilo perché si vende. Ma non avevi quella logica di agente di commercio. E in questo caso mi ha trasformato anche in quello, perché l'ambiente, al di là dei prodotti, con una cosa che si chiama crescita personale, mi ha cambiato tanto, mi ha cambiato tanto. Quindi anche il minimo pezzo di giocattolo sapevo condividerlo col cliente come mai fatto. E quindi loro si sono accorti e ho cominciato proprio con dei miei clienti a chiedermi. E da lì ho capito che l'attività era proprio così. Cioè, vendere ma un risultato. Non vendere un prodotto, vendere un risultato. Ecco, passami il termine di vendere, vendita, ecco, però vendevo un risultato. E così facendo ho iniziato anche a costruire quella che era la rete commerciale. Rete commerciale con delle persone intorno a me, che sai benissimo, da qualche anno a questa parte, crisi e quant'altro, quando senti, parli con le persone, ascolti, ci sta anche che quello che tu stai facendo lo trasmetti. Cioè non vai di primo acchito a dirglielo, però capisci, anche se sono persone, colleghi, familiari, condividi quello che stai facendo. E così è stato. E pensa che ti devo dire, negli ultimi 2 anni ho avuto anche uno stipendio, si può dire, ma non mi piace dire stipendio perché, torno a ripetere, per me non è un lavoro, ma è delle medie mensili da 1.600 euro. Cioè, quindi, e siamo solo all'inizio. E siamo solo all'inizio. Questa cosa mi ha dato che cosa? Un'apertura verso il futuro, perché io sono sposato da 30 anni quest'anno, ho 2 figlie, una da 27 anni, l'altra da 22, universitarie. Mia moglie è nel progetto con me e
cambiato anche la sinergia che c'è tra la famiglia, cioè il modo in cui ci poniamo, anche se ti devo dire, avendo età tutti sportivi, mangiamo una volta alla settimana insieme quasi, perché mia moglie è una personal trainer, cioè è una istruttrice di FitTalk. Mia figlia, istruttore di nuoto sincronizzato, l'altro va in palestra, cioè quindi io vado a correre perché ormai la carta d'identità mi dice che non posso più giocare a calcio e quindi vado a correre e quant'altro. E questa cosa ci ha fatto anche bene nell'ambito di un contesto familiare, e con la visione proprio di un futuro sereno, ma a 360 gradi, non solo per quanto riguarda finanziario, ma il benessere familiare, che è quello che un po' mancava, che ti devo dire, perché veramente ciao papà, ciao, bah, cioè non si parlava. Ecco, questo io devo proprio ringraziare Herbalife, al di là di Herbalife, ma proprio il circuito in cui, il contesto dove sono dentro, ecco. Fantastico, devo dire che è una storia veramente incredibile, come d'altronde è incredibile anche Stefano come persona. È veramente un piacere averti qui con noi. Infatti, volevo farti un'altra domanda. Che cosa consiglieresti a una persona che a oggi vorrebbe iniziare direttamente questo progetto di vita o comunque un progetto con il network marketing? Guarda, io consiglierei innanzitutto di provare, di andare ad informarsi e capire che persone hai davanti, perché sappiamo benissimo, Matteo, nel mondo ci sono, a livello commerciale, a livello network, ma ci sono anche persone che magari non si formano e condividono cose non giuste, condividono e o vendono il barattolo, o cioè, quindi no, allora consiglio proprio di approfondire con le persone che stanno facendo veramente Herbalife nel modo pulito, etico, come vuole l'azienda, ma soprattutto meritocratico anche. Quindi consiglio proprio questo, di approfondire perché, come ti dicevo prima, io Matteo, io ho delle aziende importanti nel settore giocattolo, potrei anche. Però l'evoluzione dell'informatica sotto certi aspetti è stata positiva per quanto riguarda certi aspetti, ma per quanto riguarda il mio lavoro non è positiva perché sappiamo benissimo che gli acquisti online sono alla portata di tutti ormai, quindi anche il problema di un dettagliante storico comincia a essere in difficoltà. Tanti si appoggiano a strutture online, ma con costi che non ti dico, che guadagna solo la struttura online e non loro. Quindi io dico veramente, consiglio di approfondire, ma non solo chi è un libero professionista o chi è un imprenditore, ma anche chi è dipendente, perché oggigiorno la sicurezza non ce l'hanno nemmeno loro. Quindi oggigiorno vai bene, sì, domani anche loro possono essere lasciati a casa. Quindi proprio sottolineo approfondire con le persone e nell'ambiente giusto. Ok, grazie mille Stefano per la tua preziosa testimonianza e per quella che è la tua esperienza. Come potete vedere, ragazzi, è una persona non comune, come d'altronde un sacco di persone in questa azienda, abbiamo già potuto vederlo anche in altre interviste che ho avuto il piacere di fare a persone di successo. Abbiamo visto quindi in questa situazione come questo genere di opportunità di network marketing possa cambiare la vita non soltanto a delle persone che già avevano un grande successo, ma anche a persone che mano a mano vanno a costruirsi passo passo quello che è la propria attività. È quello che è un reddito extra che già di 1600 euro ovviamente cambia completamente la vita di una persona che normalmente guadagna degli stipendi classici. Perciò grazie mille di questa preziosa testimonianza e per voi che state guardando abbiamo un link sotto questo video dove potrete benissimo approfondire ulteriormente questo argomento e poter magari mettervi in contatto con la mia azienda di Digitals per iniziare a collaborare e iniziare con voi il processo per il vostro successo e per la vostra crescita all'interno del network marketing. Noi ci vediamo alla prossima intervista e ai prossimi video. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao, oh, grazie mille Matteo.